Buonasera e benvenuti a Pavia Italia. Ricerche di un disperso sono in corso nella zona attorno al ponte di Barche di Bereguardo. L'allarme è scattato poco prima delle 5 di oggi pomeriggio. Si sta perlustrando un tratto del fiume Ticino. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno operando con dei gommoni e con l'ausilio di un elicottero. Le informazioni per il momento sono frammentarie. Si sa appunto che si sta cercando una persona, ma si sta cercando in acqua. Al momento le ricerche non hanno dato esito, da poco è arrivato l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Maggiori informazioni nelle prossime edizioni. È stato aperto alle 18.30 di oggi al traffico veicolare, per il momento soltanto alle auto, il ponte di Salice Terme, la struttura che era stata chiusa dal novembre scorso per via di un problema a una pila. Ebbene, sentiamo le dichiarazioni delle autorità in prossimità appunto dell'avvenuta apertura. Abbiamo qualche giorno di ritardo però, con grande soddisfazione, perché poi alla fine abbiamo fatto tutto con fondi propri della provincia. Oggi siamo qua col territorio senza trionfalismi a dire che abbiamo fatto il nostro mestiere. Già il vantaggio è ovviamente quello per i passaggi delle automobili, oltre che dei pedoni. E ovviamente c'è ancora una sofferenza di una sponda, di una parte del ponte che deve essere rafforzata. Vedremo se approvando il bilancio avremo altri finanziamenti per chiudere completamente l'opera di rinforzo e quindi poter riaprire anche al traffico pesante. Diciamo che insomma, possiamo ringraziare comunque la provincia, anche se l'ha fatto un po' in ritardo, ma ha fatto quello che ha potuto. Quello che ha potuto nei tempi tecnici che le erano consentiti. Sono stati 7 mesi duri per gli operatori di Salice. Sì, infatti c'è stato molto disagio. Noi abbiamo, per cercare di sollevare questo disagio, abbiamo dato gratuitamente qualche posto, ma qualche parcheggio, e lo esentiamo per tutta l'estate praticamente. Io devo ringraziare tutti i tecnici, che i miei collaboratori che mi hanno dato una grossa mano. Abbiamo programmato 3 fasi di intervento, 2 di somma urgenza, la prima per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'impalcato, la seconda di sottomurazioni delle pile 2 e 3 e la terza della ricostruzione della pila 1, che era quella lesionata, tutto per circa 500.000 euro. Noi siamo contenti di questo, non credo neanche, devo essere onesto, che ci sono stati grossissimi ritardi, per cui sono contento, lo dico molto francamente. 15 giorni avanti e indietro non cambiano niente in queste cose, bisogna dirlo. L'importante è che l'opera sia stata fatta bene e che sia fruibile. Cani antidroga in azione a carcere di Voghera, è stato trovato dell'hashish nella cella di un detenuto. Il detenuto sarà interrogato per chiarire i contorni della vicenda. Fatto sta che nella cella dell'uomo, un italiano di 50 anni, c'era dell'hashish. Il fatto è avvenuto nella terza sezione della casa circondariale di Via dei Prati Nuovi a Voghera. Per ora vige il mistero su come lo stupefacente abbia potuto varcare i muri del carcere, ma le indagini sono in corso. Al momento non si sa da quanto tempo il detenuto aveva con sé la droga. Di certo nell'operazione è stato determinante il fiuto dei cani. Al carcere di Voghera si è rappresentata l'unità cinofila antidroga della polizia penitenziaria di per effettuare un controllo. Dopo aver ispezionato varie celle, i cani si sono agitati una volta entrati in quella che ospitava il cinquantenne italiano. L'hashish era avvolto in un involucro e quindi nascosto in un barattolo del caffè, ma ciò non è servito a ingannare il fiuto dei cani, che lo hanno scovato, mettendo nei guai il detenuto. La notizia è stata divulgata dal sindacato di polizia penitenziaria Sippe, che si è congratulato con il personale, sottolineando come, nonostante le carenze di organico, gli agenti riescano a intercettare le sostanze illecitamente introdotte in carcere, dimostrando una grande preparazione. È stato notificato il divieto di avvicinamento per un 22enne pregiudicato di origine nomade ma da tempo stanziale a Vigevano. Nel marzo scorso la sua compagna, una cassolese che dopo una breve relazione sta aspettando un figlio, si era rivolta ai carabinieri raccontando di essere stata maltrattata e picchiata. I militari nel corso dell'indagine hanno trovato riscontri per altri episodi tali da far scattare la misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare. La giovane donna nel frattempo aveva lasciato il compagno per tornare a casa della madre. Sarebbe stata la gelosia a far scattare comportamenti violenti del compagno.
E Azzeme, un pensionato calabrese di 68 anni, è stato denunciato dalla moglie con cui è in fase di separazione per una serie di minacce e anche di morte. Anche in questo caso il movente sarebbe la gelosia. L'uomo aveva la licenza di detenere diverse armi che i carabinieri hanno provveduto a portare via dalla sua abitazione. Durante i controlli è emersa la mancanza di una pistola calibro 7,65, per cui il 68enne è stato denunciato, oltre che per minacce, anche per omessa custodia. Giovedì sera il Consiglio Comunale di Pavia discuterà del futuro di ASM e allora in anteprima in questa intervista sentiamo quali sono i piani del sindaco per ASM Pavia. La fine di luglio ed il mese di settembre, due scadenze importanti da fissare sul calendario che scandiranno il futuro di ASM Pavia. Prima della pausa estiva verrà infatti modificato lo statuto dell'azienda di Via Donegani, una delibera che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale e che riguarderà anche gli oltre 40 comuni soci. A settembre invece si metterà mano al piano di razionalizzazione delle partecipate. In pratica il Mezzabarba deciderà cosa fare di ASM e delle altre società di cui possiede quote. L'orientamento, ha spiegato il sindaco De Paoli, è di dismettere la partecipazione nella Milano-Serravalle e di fornire indirizzi precisi su quali settori di ASM sviluppare nei prossimi anni. Poche attività ma funzionali, è questa l'idea dell'amministrazione comunale. Il settore idrico, tramite ovviamente Paviacque, il settore dell'igiene urbana, raccolta rifiuti, pulizia della città, e il settore delle soste dei parcheggi che ASM già gestisce, estendendolo un pochino a una società che possa gestire la mobilità, quindi non una nuova società ma un ramo di ASM che gestisca la mobilità. Una prospettiva che si potrebbe aprire è quella dell'illuminazione pubblica. Un campo quest'ultimo su cui ASM potrebbe far valere il fatto di possedere già le infrastrutture. Progetti che sarebbero però in grave ritardo secondo le opposizioni e in particolare per il gruppo di Forza Italia, senza contare, attaccato il capogruppo Bobbio Pallavicini, la totale mancanza di informazioni fin qui avuta sull'attività dell'azienda di Via Donegani. Da quando finalmente il PD Bramoso ha potuto insediare il nuovo CDA con le nuove poltrone, doveva essere una, sono diventate tre, di ASM non si sa più nulla, la città è sempre più sporca, di gran lunga più rispetto al passato, e di ciò che avviene nell'azienda sappiamo ben poco. Non c'è stato niente da fare per una suora di 86 anni che si è sentita male questa mattina mentre si trovava all'interno di un cortile a Magherno, in via Mora. La religiosa si sarebbe accasciata al suolo, probabilmente colpita da un infarto. Inutile l'intervento dei medici del 118, la suora è morta sul posto. Nella prossima gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano non ci sarà la clausola sociale. Questo significa che non saranno garantiti i livelli occupazionali. La denuncia arriva da Sergio Resconi, amministratore delegato della Line, che in un comunicato esprime preoccupazione dopo gli incontri avuti con l'assessore provinciale Gramigna e le parti sociali. Le aziende nel corso dell'incontro avrebbero confermato la messa in mobilità di 50 dipendenti più altri 50 del personale indotto. Resconi conclude affermando che l'assenza della clausola sociale è vantaggiosa per le imprese ma non per i lavoratori e si aspetta che anche le future gare si terranno senza clausola sociale, un argomento di cui probabilmente si dibatterà nei prossimi giorni. Il centro ricerche di Torrazza Coste, ricca gioia, Regione Lombardia ha detto che se ne andrà, venderà le quote e che cosa succederà dopo? Ricca Gioia, il polo regionale di ricerca e servizi sul vino, è all'asta. La regione lo ha messo nero su bianco con un bando aperto nei giorni scorsi e in scadenza mercoledì prossimo. Con poco meno di 200.000 euro si può acquisire il 48% delle quote della società che, a partire dall'inaugurazione dell'ottobre 2011, gestisce questa antica cascina in cui da almeno mezzo secolo si fa ricerca e formazione per l'agricoltura. La regione, che l'aveva acquisita gratuitamente dal Gallini, aveva venduto gran parte delle proprietà incassando alcune decine di milioni di euro e reinvestendone 7 nell'attuale struttura, in cui fino a poco tempo fa lavoravano le università di Piacenza, Milano e Pavia, oltre al consorzio Vini e ad altre società di servizi. Ma a distanza di neanche 4 anni, a causa delle perdite registrate e delle nuove leggi dello Stato sulle società partecipate, la Regione ha deciso di uscire. Sebbene dal Pirellone assicurino che sarà fatto tutto il possibile per garantire continuità
alla struttura, se nessuno si farà vivo per l'acquisto, la società verrà messa in liquidazione e si aprirà uno scenario come minimo incerto. E pensare che, assieme all'Enoteca regionale di Broni, ad oggi ancora chiusa, questo doveva essere il fiore all'occhiello dell'Oltrepò in vista dell'Expo. C'è una nuova puntata nella vicenda della badante stalker. Quella donna non può stare domiciliari, per lei c'è solo carcere. Così il Tribunale di Pavia, a pochi giorni dalla sentenza con cui condannava per stalking a 3 anni e mezzo di reclusione una badante ucraina. Ricorderete, i fatti si erano svolti a Rocca Susella. La donna era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico in un'abitazione di Vigevano, ma dopo i numerosi interventi della polizia penitenziaria per le sue fughe e anche le ingiurie proferite contro il suo ospite, esasperato, ai giudici non è rimasto altro da fare che stabilire la sua carcerazione. È stata quindi portata nella casa circondariale. La provincia di Pavia, come avevamo anticipato nell'edizione di ieri sera, ha ufficialmente presentato oggi la richiesta a Regione Lombardia di sospendere l'iter autorizzativo per l'impianto di pirolisi a retorbido. Nella lettera indirizzata al Pirellone si sottolinea come il piano territoriale della provincia escluda il collocamento di stabilimenti per i rifiuti in zone classificate come corridoi ecologici. Sentiamo al proposito l'assessore provinciale Gramigna. Ieri, durante l'incontro e il dibattito a Retorbido sul caso dell'impianto di pirolisi tanto discusso, è emerso anche un'arma, chiamiamola così, nelle mani della provincia per provare a bloccare questo impianto. Ecco, di cosa si tratta? Ma essenzialmente è un'arma nelle mani del territorio, mi piacerebbe dire, perché di fatto è una norma che è compresa nel PTCP, che è il piano di programmazione provinciale che governa il territorio. In questo piano, approvato sia dal Consiglio provinciale che dalla Giunta regionale, recentemente approvato dal Consiglio provinciale, è prevista l'impossibilità di costruire impianti per il trattamento rifiuti nei corridoi ecologici primari di Regione Lombardia. Corridoio ecologico primario, quale è quello dell'asta dello Stafora, laddove vicino a Retorbido si vuole costruire questo impianto. In accordo anche con l'assessore regionale Terzi abbiamo presentato questa istanza di sospensiva, evidenziando questa possibilità, e c'è stato l'impegno dell'assessore regionale affinché gli uffici tecnici del UO rifiuti della provincia e della regione possano collaborare insieme per recepire questa norma e dare di fatto un diniego alla realizzazione dell'impianto. Sanità, e di oggi un protocollo di alleanza fra Comune di Pavia e medici di base. L'assessorato alla sanità ha deciso di investire su uno degli aspetti più importanti della riforma sanitaria lombarda che sta per essere varata in queste settimane. Le UCCP, cioè l'unità complesse di cure primarie, rappresentano lo snodo fondamentale attraverso il quale noi cerchiamo di costruire quell'interazione che fino ad ora è spesso mancata in Lombardia tra il sanitario e il sociale. E il nodo di questa interazione sono i medici di base. È molto importante invece che i medici di medicina generale lavorino insieme con degli specialisti, con le professioni infermieristiche. E davvero noi quindi sul territorio comunale di Pavia vogliamo investire, vogliamo promuovere questo tipo di soluzione. Lo facciamo con un tavolo che tiene dentro i principali stakeholders e i soggetti interessati a questo tipo di riforma. C'è anche una componente politica trasversale. Penso sia molto importante cercare su dei temi specifici di mettere intorno al tavolo sia i protagonisti della sanità che gli attori politici, le istituzioni. Sono già stati fatti altri tavoli, io penso che il futuro dell'organizzazione delle cure sanitarie debba seguire questa strada, cercare di sedersi tutti intorno al tavolo, trovare le migliori soluzioni a problemi che sono sempre più cari per le nostre tasche. Un pensionato di 76 anni è stato trovato morto stamani in una casetta di via Valletta Longorio, a Vigevano. L'allarme è stato dato dal vicino, che non lo vedeva da qualche tempo. Il decesso è avvenuto per cause naturali, anche se sul cadavere verrà probabilmente disposta un'autopsia. L'uomo da tempo viveva da solo all'interno della sua casotta. Montiamo pagina, adesso una vicenda davvero interessante. 4 persone stanno girando l'Italia cercando di viaggiare senza denaro contante. E questo viaggio ha fatto tappa a Pavia, vediamo com'è andata. Girare senza nemmeno un soldo in tasca.
Uno stato di fatto per molti italiani, una scelta per pochi eletti, come il gruppo di No Cash Trip. Un giornalista, un esperto di comunicazione e due videomaker hanno attraversato lo stivale in auto da Roma a Torino, utilizzando solo carta di credito e monete elettroniche per provare a capire come sta l'Italia del pagamento digitale. E non è mancata una tappa a Pavia, un pomeriggio in giro con sindaco ed assessore alla mobilità per prendere un autobus o affrontare le casse degli esercizi commerciali. L'Italia usa per l'86% il contante e per il 14% la moneta elettronica, quindi siamo al penultimo posto in Europa dopo la Grecia per l'uso del contante, quindi è un'Italia che deve ancora molto crescere rispetto ai paesi evoluti come i nostri concorrenti. L'impressione di Pavia è molto buona, devo dire, perché ho visto intanto l'assessore e il sindaco che sono molto orientati verso i vantaggi dell'utilizzo di questi sistemi e dei cittadini, per quello che ho visto io, abbastanza reattivi, ricettivi. I commercianti anche ci hanno fatto capire che per loro va benissimo utilizzare questo sistema purché si riesca a portare avanti uno sviluppo economico, un business. Pavia insomma si difende bene, con un'app si può infatti acquistare il biglietto per il bus e molto presto anche per i parcheggi. Tra le idee dell'assessorato infine c'è anche l'istituzione di un biglietto unico che racchiuda tutti questi servizi facilitando la vita degli utenti. Noi anche come settore mobilità stiamo pensando a un'altra applicazione anche per il bike sharing in modo tale poi da fare tutto un biglietto unico che potrebbe essere autobus, bike sharing e sosta. Stiamo attivando anche dei rapporti con le ferrovie Trenord per capire come collegare il tutto anche alla questione dei pendolari da Pavia a Milano. È stata presentata la nuova stagione del Teatro Cagnoni di Vigevano. Vediamo che cosa c'è in cartellone. Raccogliere il più ampio pubblico possibile senza rinunciare a trattare argomenti di grande attualità. La prossima stagione del Teatro Cagnoni di Vigevano pone importanti temi sul palcoscenico, ricorrendo a nomi di richiamo. Abbiamo Umberto Orsini, abbiamo Alessandro Abera, Alessio Boni, abbiamo Claudio Bisio, abbiamo Sabrina Ferilli e Maurizio Micheli, che diciamo sono un po' uno spot a sé nell'ambito della stagione perché ci portano uno spettacolo di boulevard. Sei spettacoli di prosa, c'è anche il musical Cabaret di cui sentiamo le note in sottofondo, presentato dalla Compagnia dell'Arancia. Tre proposte per la rassegna Altri Percorsi, fra cui la piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo e poi l'operetta, la danza, la stagione sinfonica e la rassegna dei comici con, fra gli altri, Teresa Mannino e Maurizio Lastrico. Si parte il 10 ottobre con il Galà della Lirica dedicato a Giuseppe Verdi. C'è il tema della morte e della vita, c'è il tema della libertà, c'è diciamo il tema della quotidianità, del rapporto con una società che si fa sempre più dura e che non è una società di oggi, che abbiamo costruito oggi, ma che abbiamo costruito nel tempo. Ho visto una grande forza lavoro, una grande passione in quello che ci mette tutta il settore cultura. E l'unico impegno che si può prendere è quello di migliorarla. Sta tornando il grande caldo, fra poco il meteo.